In lane one, Romania, 2 Switzerland, 3 Greece, 4 Italy, 5 Slovenia, 6 Moldova. In questa finale A, singolo junior femminile, Romania, Svizzera, Grecia, Italia, Slovenia e Moldova. We're getting ready now for the official start. And off we go. The official start of the Junior Women's Single Skull. They off 10 seconds in. And now it's time to watch this wonderful A final in one of the most prestigious events, the single where you race your own with your energy, your power, and you build your own career on your own. Grande attenzione ovviamente per il singolo femminile, una di quelle regate che sicuramente sta a cuore a tutto il mondo del canottaggio, dove sei tu, la tua barca, a gareggiare con le tue sole capacità. Il singolista, un ruolo davvero chiave. Pensate che l'Italia non ha avuto un singolista ai giochi per oltre 20 anni, nel 2019. Poi Simone Martini riuscì a qualificare ai campionato del mondo di Linz, il singolo per l'Italia per i giochi di Tokyo. A seguire i giochi partecipò Gennaro Di Mauro e l'Italia ritornò ad avere un singolista appunto alle Olimpiadi. Un sogno che divenne realtà e quindi la ripartenza di quello che ovviamente rappresenta un punto importante all'interno della storia del canottaggio. Oggi a rappresentare l'Italia c'è Aurora Spirito, atleta nata a Cittiglio in provincia di Varese il 7 novembre del 2005, atleta cresciuta alla Canottieri Gavirate, conosce molto bene il lago di Varese, lei che appunto a Varese e sulle acque del lago di Varese ha costruito ovviamente la sua carriera. Non temete, parte sempre un po' lenta rispetto agli avversari, oggi forse un po' di più del solito, vedremo cosa succederà ovviamente durante questa sfida. As we were saying, is a full race here, so Romania, Switzerland, Greece, Italy, Slovenia and Moldova. Leading now is Greece, not a big surprise for us because Greece won the heat yesterday, as well as Italy, Aurora Spirito. So Aikaterini Gokgu won the heat yesterday, and now she's trying to lead this first part of the course. Sometimes it's best to be in front rather than racing to keep sort of pushing to get back into the pack. So Italy is now fourth there in lane number four, but keep an eye on Slovenia because Slovenia is another really, really strong crew. And actually, Joanna Dremley from Slovenia normally race with Ruby Kopp. Ruby Kopp now is not here. This Ruby Kopp is really, really into rowing. Thanks to, of course, head Itstock, six times Olympian from 92 to 2012. He was the flag bearer for, I remember him as the flag bearer for Slovenia in Sydney Olympics. There was an amazing experience there.
He won a gold medal, a silver medal, two bronze. He's a legend, a local hero, and came from Slovenia, driving his Ducati to come here in Varese to watch the races. I bumped into him on day one and was excellent to see such a hero for the world of rowing here and now here watching. So thank you, Isto, for coming and being with us today. As we were saying, 1,000-meter mark, Greece just passed in front. Then we've got Switzerland second at this stage and second in the heat. So interesting between Greece and Switzerland. They came respectively first and second in the heat, and now they are racing together for important medals in this hay final of the junior women's single. For the bronze, is still an open race. So will it be Italy or Slovenia? But look it out, because on the other side of the course we've got Romania that in the second part of the course could be super strong. So we have to be careful, because Romania can get back in the second half. Una gara davvero veloce anche qui, dicevamo, Grecia con la Svizzera rispettivamente prima e seconda in batteria. Ora stanno cercando di tentare di fare un bel colpo e lo stanno dimostrando davvero sotto gli occhi di tutti. La Grecia che vuole con Aikaterini Goku andare a conquistare quella che è ovviamente la piazza d'onore, il titolo europeo. Lo sta facendo accorciando la palata. In Grecia è nata una grande tradizione dopo la vittoria di Stefanos ai Giochi Olimpici di Tokyo, proprio nella specialità del singolo. Ma attenzione, perché per la seconda e terza posizione si stanno scompigliando un po' le carte. C'è l'Italia che sta tornando indietro, siamo terzi adesso, in questo istante siamo lì al terzo posto con Aurora Spirito che sta provando a rinvenire sulla Svizzera, e quindi potrebbe arrivare un'altra medaglia italiana nella prestigiosissima specialità del singolo. Few strokes again to go to the last 250, then the last 250 meters to give out the medals in this junior women's singles call. So from one side is Greece leading, but second and third is still an open race. Slovenia is trying to get back. Italy is there in the pack with Swiss. So four nations for the first three places. Una gara a quattro per le prime tre posizioni. La Slovenia rinviene pericolosamente, cercando di mettere in ginocchio l'Italia, che adesso deve cambiare marcia per andare a prendersi una medaglia. Ale Aurora, ce la puoi ancora fare, e noi siamo qui a fare il tifo per l'azzurra. Ancora grande spettacolo, few strokes to go, abbiamo ancora in volata verso il traguardo il grande spettacolo con la Grecia che cerca di allungare, l'Italia che prova a rientrare in contatto. All'esterno c'è la Svizzera, again is another open race. Italy's getting back. Aurora Spirito pushing really 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 hard now, such a spectacular race. Italy's going to catch Greece, trying to catch Switzerland. Ale Aurora Spirito, un arrivo meraviglioso in volata, palata su palata verso il traguardo, photo finish in chiusura tra l'Italia e la Grecia. Al terzo posto la Svizzera, un vero schiacciasassi la nostra Aurora Spirito in chiusura. Porta il lago di Varese, la contea dei laghi, il canottaggio varesino in alto con l'Italia. Dovremo attendere ovviamente il verdetto e il photo finish, gara magistrale per la nostra azzurra con la Grecia e la Svizzera. As we were saying, will it be a photo finish between Greece and Italy, then Swiss for bronze?